Cari amici Trade, buongiorno. Oggi è giovedì 11 di ottobre, sono le 5:40, vuol dire le 23:40. Facciamo l'analisi dei nostri cross e indici. Ieri, come avevo anticipato negli ultimi giorni, ero sempre short sul DAX e il Nikkei, e infatti crollati 200 punti e 400 punti di guadagno. Ma adesso andiamo a vedere i nostri grafici. Allora, andiamo a vedere prima il calendario. Eccolo qua, il calendario dove ci riserva questa mattina niente di speciale. Vedete? Poi dobbiamo vedere nel pomeriggio dove abbiamo alle 13:30 la BCE che pubblica la sua meeting inerente alle decisioni della politica monetaria. Poi abbiamo l'indice dei principali prezzi al consumo alle 14:30. Poi le richieste di disoccupazione e poi abbiamo qua le scorte di petrolio. Sono una giornata abbastanza piena. Adesso andiamo a vedere i nostri grafici, che è la cosa più importante. Allora, vedete che euro-dollaro continua a essere short, anche se ieri ha fatto un piccolo ritracciamento. Sui cicli inferiori vediamo che è al rialzo, un giorno, 2 giorni, per il momento però non tocco niente. GBP USD al momento vedete che è partito a rialzo, è andato a prendere la media 144, vedremo se riuscirà a rompere e andare a prendere la media 200. E GBP USD sui cicli inferiori vedete che il trend rimane comunque al rialzo. GPY vedete che USD Yen, vedete che il trend rimane short, vedete che lo yen, dato come avevo detto, se rompe, incrociava, poteva andare a prendere la media 55, cosa che ha fatto. Siamo a 111.946 e USD GPY, vedete che sui cicli inferiori crollo totale, tutto come avevo detto nelle mie analisi. Poi scusate, USD CAD, il trend rimane comunque short sui cicli inferiori, e USD CAD, vedete che il trend rimane comunque per il momento long, anche se adesso c'è stato il ritracciamento. Andiamo a vedere AUD USD, vedete ieri ha fatto ancora un'altra volta il pullback, e AUD USD, vedete che AUD USD, il trend rimane comunque per il momento ancora short. Per il momento sull'australiano ieri è crollato anche lui, per il momento non facciamo niente, stiamo solo aspettando. Poi andiamo a vedere il XAU USD, vedete che il down, scusate, XAU, scusate l'errore di battitura, XAU USD, vedete che il gold rimane sempre in una fase di lateralità. USD, vedete che il trend rimane per il momento long, potrebbe adesso andare a prendere i 1195, siamo un giorno, 2 giorni, però attenzione, in 4 giorni rimane ancora short. Poi andiamo a vedere il nostro US30, il Dow Jones, vedete che il crollo, guardate il crollo che è stato fatto sul Dow Jones, crollato completamente, e US30 sui cicli inferiori, il trend, vedete, rotto perfino, guardate, ho fatto una discesa eccezionale. Poi DAX, non facciamo prima il Nikkei, GPN 225, vedete il Nikkei, anche lui è andato a prendere la media 144, la media 200, come previsto, avevo messo il mio short, sono rimasto dentro da 2 giorni, e GPN 225, trend rimane comunque short, adesso è inutile entrare a mercato, mi ha preso lo stoppaggio. Poi andiamo a vedere adesso il nostro DAX, vedete che ha preso 11.600, ha chiuso a 11.700, scusate, 11.712 short, e il nostro DAX, vedete che anche lui il DAX per il momento short. E terminiamo con il petrolio, US Oil, vedete che il petrolio rimane comunque long per il momento, e US Oil per il momento vedete che sui cicli inferiori short. Io vi ringrazio ancora, vi auguro ancora a tutti una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
e buonanotte.